Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come effettuare un effetto caleidoscopio su un video, come avete appena visto appunto nella preview. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto Premiere, ho importato questi due video, uno di queste luci e un altro di questo spazio. Ed ora andiamo a vedere appunto come fare questo effetto caleidoscopio su dei video. In realtà la cosa è molto semplice, ci basterà andare su effetti, andare a scegliere specularità, sotto effetti video distorsione abbiamo specularità, quindi lo vado a prendere, lo importo sul mio primo video e praticamente questo ci va. Se noi andiamo a modificare, come vedete, i parametri, ci va a fare la specularità appunto del nostro video. In questo caso, visto che il video è 1920, la metà diventerebbe 960, quindi io vado a mettere 960 in modo da dividere a metà il mio video. In questo modo. Ora seleziono l'effetto specularità, vado a fare Command C, Command V, praticamente andiamo a duplicare l'effetto, lo prendiamo, lo portiamo al di sopra del primo effetto e adesso andiamo a cambiare l'angolo praticamente di riflessione del nostro video. Quindi io lo vado a portare a più 60. Potete scegliere, io lo porto più 60 semplicemente perché se lo vado ad aumentare, come vedete, mi va a ritagliare queste parti che rimarrebbero nere. Quindi io mi porto a 60 in questo modo, torno a duplicare l'effetto, quindi Command C, Command V, come vedete lui ve lo mette al di sotto, vedete cosa vi fa. Vi taglia questa parte, quindi dobbiamo sempre prenderlo e portarlo al di sopra degli altri che siamo andati a copiare. Quindi come ultimo lasciamo quello 960-540 a 0 gradi. Quindi nell'ultimo che siamo andati a creare, invece di 60 vado a mettere meno 60 in modo da creare quest'altro effetto speculare e se ora vado a fare play, come vedete, otteniamo questo effetto caleidoscopio. Questo è un metodo, si può fare in diversi modi, ossia cioè l'effetto che andiamo a utilizzare è sempre lo stesso, possiamo andare a sbizzarrirci su cambiare appunto l'angolazione o la posizione della specularità. Ad esempio in questo effetto se io vado a prendere, porto sempre il mio effetto specularità, vado a dargli come primo sempre la metà, quindi 960 per 540 a 0 gradi, poi vado a copiare il mio livello, vado a interagire su quello di sopra, questo lo lasciamo sempre come ultimo, quindi quello di sopra, e in questo caso vado praticamente a spostare la mia specularità negli angoli, nei quattro angoli appunto del mio video. Come vedete, se noi clicchiamo sopra all'effetto ci viene fuori il pallino. Quindi se noi prendiamo il pallino, lo portiamo ad esempio qui, nel punto in alto a sinistra, quindi sarebbe a 0, quindi andiamo a fare 0 e 0, e gli vado a dare un angolo di meno 60, in modo da ottenere questa prima specularità. Ora vado a duplicare questo livello, quindi Command C, Command V, lo portiamo sempre al di sopra e in questo caso vado a cambiare il mio punto nel lato in alto a destra, quindi diventerebbe 1920 e 0 e in questo caso gli vado a dare il valore positivo, quindi più 60.
metto 60 gradi. Ora torno a duplicare l'effetto con Command C, Command V, lo vado a portare sempre al di sopra degli altri, quindi adesso siamo qui, lo portiamo in basso a sinistra, quindi diventa 0 e 1080, gli lasciamo sempre i 60 gradi. Adesso andiamo a duplicare per l'ultima volta Command C, Command V il nostro effetto, lo riportiamo di sopra, questa volta gli andiamo a dare 1920 per 1080, praticamente ci spostiamo nell'ultimo angolo in basso a destra, e gli torniamo a dare meno 60, in modo da ottenere meno male questo risultato. Se mai andate a fare un rendering veloce, e questo sarebbe il nostro punto risultato. Come detto, cioè, potete sbizzarrire voi a seconda delle vostre preferenze, andando a cambiare appunto il punto di origine della specolarità e l'inclinazione, e andare a creare praticamente l'effetto caleidoscopio che più preferite. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo semplice tutorial, molto carino, sia con figure astratte ma anche con video, se avete video normali. Vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, se avete domande o richieste, visitate il mio sito www.studio-72.net, e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!